Let's go! Bentornati carissimi su Kirby Star Allies! Nello scorso episodio abbiamo completato Popstar sconfiggendo il boss di questo mondo, Meta Knight, corrotto dall'oscurità. E in questo episodio andremo nel prossimo mondo, Jambastion o Jambastion, la fortezza ombrosa. Quindi vi invito come al solito a lasciare un mi piace / un non mi piace e ad iscrivervi al canale, perché questo credo sia non l'apice, ma l'inizio, o meglio, il vero inizio della nostra avventura. Quindi, cominciamo con il primo livello, il cui nome mi sfugge perché non l'ho letto. Quindi lo leggeremo insieme una volta entrati. Dunque, si chiama Verso il Portale, ok. E vediamo un po'. Ricordo che ho ricominciato... Dicevo, ricordo che ho praticamente spento e riacceso la console, ciò vuol dire che non abbiamo abilità. Dunque, abbiamo però l'abilità Sensitivo. Scompari con il potere della mente e scatena i tuoi poteri con su. Usa psicopremonizioni per parare i colpi ed emette una carica psichica con psicoelettromossa. Ok, psicocinesi, psicomossa, psicoelettromossa, che indovinate un po', dà l'abilità elettro, sparizione, riapparizione, psicoschivate e compagnia varia. Quindi, psicoschivata. Così? Non lo so. Comunque, so solamente che questo attacco caricato, giusto? Sì, fa 1 più danni, 2 è elettrico. Inoltre, la psicosparizione è molto buona. E abbiamo l'abilità ragno con noi, quindi Ragno caro, grazie per essere qui. No, non te ne andare. Ok, abbiamo sensi cattivo. Ma non è così cattivo adesso, è con noi, quindi va bene, no? Il metodo migliore per attaccare con questa abilità è in realtà spammare questo, così. Però adesso mi sa che facciamo così, così. Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta. E prendiamo yo-yo, perché lo yo-yo elettrico dovrebbe andare bene, giusto? Tanda yo-yo. Ok, sono rimasto in silenzio perché non avevo voce. Attenzione a tutto questo, perfetto. E attenzione anche al Gordo, che sicuramente ci potrebbe dare qualche problema. Dunque, andiamo avanti. Ho la voce leggermente, si dice, rauca. Quindi ogni tanto sentirete questo punto verso. E Scarfi non mi fermerà. Spero almeno. Ora, sai che ti dico? Non ci penso nemmeno, abbiamo già l'abilità elettro e voglio andare avanti. Vorrei in realtà trovare... perché no? Al posto di sensi cattivo ne abbiamo due. Quindi tu vai via, caro. Fortunatamente la CPU è abbastanza intelligente. E tu non fai niente. Attenzione qui. Attenzione. Ok. Il punto è che, dato che non posso andare così avanti, non posso vedere tutto quanto, però i fulmini e saette che lancio dallo yo-yo funzionano. Quindi... che devo fare qui? Ah, ok, capito. Lo sapevo. L'elettricità funziona in questo modo. Usando uno yo-yo elettrico è possibile, a quanto pare, aprire le porte. Forse funziona anche con l'abilità sensitivo senza lo yo-yo, ma non importa, abbiamo lo yo-yo e quindi lo usiamo. Volevo fare così, grazie mille. Allora, vai. E a quanto pare si poteva sbloccare anche senza l'abilità yo-yo, ma non importa, non importa. Ora, non vorrei mancare qualcosa per sbaglio. E l'ho già detto, se non sbaglio, nello scorso episodio, ma oggi faremo due livelli, non tre. Quando ricomincerò a caricare solamente un video al giorno, vedrete i video più lunghi, magari che comprenderanno appunto tre livelli e non due. Però si vedrà, ok? Mike! Aspetta, aspetta, aspetta. Sì, lo tolgo, dai. Dammi Mike. No! Giusto, questa è la famosissima trappola del megafono. È presente in tutti i Kirby dove c'è almeno un mic. C'è sempre un mic su una sporgenza che si può prendere se saltate. Il problema è che se lo fate, verrete sconfitti da voi stessi, perché non potete volare quando avete qualcosa in bocca. Cosa abbastanza logica, ma non importa. Urla! Ok. Allora, a tal proposito, dovrebbero esserci altri nemici, giusto? Per forza. Eccole qua. Fai così. E abbiamo anche il tassello iride, perfetto. Iride con la R, mi raccomando. Anzi, mi raccomando. Nel frattempo vi lascio un po' la host. Ok,
che ricordo io non sto ascoltando perché non ho le cuffie. Dunque, cambiamo, anzi, depositiamo tutti quanti. Abbiamo solamente tre abilità. Sicuramente voglio un amico ragno, perché lo voglio. Poi frusta. La prendo tanto per dargli frusta elettrica, ma io voglio l'abilità sensitivo, dai. In questo modo, quindi, pronti? Cos'è questo? Un attimo, sì sì, lo so. Cos'è questa? Non volevo fare questo, grazie. Cos'è questa sfera? Lo sapremo magari in futuro. Ah, c'è lo yo-yo, fermi. C'è lo yo-yo, ok. Allora, io voglio lo yo-yo elettrico. Facciamo una cosa così. E prendiamo lo yo-yo. Perché va bene avere sensitivo, ma se abbiamo la possibilità di avere yo-yo elettrico, vai così. Thunder yo-yo, che dovrebbe funzionare abbastanza bene. Ora, c'è un mini boss qua, per forza, giusto? Non avrebbe senso metterci una zona di riposo qui. Sì, c'è la porta grande. Il duo di guardiani, Pon e Con. Sembrano più che altro però Tom Nook e Red di... avete presente, no? Sì, per forza. Comunque, cominciamo con i tuoni. A quanto pare resto su, devo stare attento. Posso anche fare così, per caso? E magari colpirli? Mi sa proprio di sì. Però non... Oh, va bene, fase 2. Nel frattempo sto così, così sicuramente li colpisco un po'. Ok, quindi sono anche loro dei mini boss. Oh, che carino, ci sono anche... Mamma mia, il casino. Non si capisce assolutamente nulla. Ma a quanto pare sta andando sta andando tutto quanto bene. Quindi non mi lamento per niente, ok? A tal proposito, abbiamo praticamente finito. Double kill. E ora? Gioco? Ah, ok. Yay! Ok, 4 pezzi. Quindi, facendo il lavaggio del cervello ai nostri nemici, li abbiamo convinti ad aprirci la porta. Ora, eccolo qua, gli ultimi 3 tasselli. Perfetto. Mura orientali. Va bene, questo livello si chiamava verso il portale, quindi V-M-O. Ok, non credo ci sia un'altra un altro codice, insomma, come amiconi. Comunque, è il momento del secondo livello, mura orientali. E vediamo un po' che ci aspetta qui. Prima di tutto, mi conviene tenerlo, lo yo-yo? Sì, per adesso sì. Molto... non vorrei dire macabro. Molto alla Nightmare Before Christmas, questi viticci oscuri. Beh, Giambastion, fortezza oscura, non mi aspetto altro, insomma. Tu che sei? Perfetto, Thunder Yo-Yo al posto di Wester. Tu che sei? Oh, nuova abilità, abilità bastone, perfetto. Allora, diventa un asso della lotta con il bastone per liberarti dei nemici. Prodotto in uno strano modo, il bastone è un'arma telescopica in grado di estendersi per consentirti di superare gli ostacoli con un salto. Ah sì, è il bastone di Goku. No, vengono entrambi dalla stessa leggenda, che se non sbaglio è legata a qualcosa di... non mi ricordo, qualcosa della scimmia, del cane, del... gallo, non ricordo. Comunque, vediamo un po'. Bastonata, bastonata all'indietro, bastonata in alto, laterale, laterale, verso il basso. Ah, ok. Bella, bella bastonata. Sì, però, aspetta. Posso fare a quanto pare delle combo. Tenere premuto fa qualcosa? No.
Una mossa strana, sì, perfetto, funziona proprio come mi aspettavo. Ossia, ha una specie di tornado, un po' come... beh, lo yo-yo. Però prima un attimo. Ripetutamente, bastone furente, salto con asta in aria. Aspetta. Ok, oh, oh, bellissimo questo attacco. Ok, lo userò spesso. Bastone inesorabile si chiama. E poi scatta e premi rilascia. Così. Ok, e tenere premuto anche. Oh, bellissimo, ok. Tanto per dire, da quello che ho capito hanno rimosso l'abilità lancia. Quindi solamente Guado lì aiutante può avere l'abilità lancia. Non so se è una cosa buona o no, ma per adesso so cosa voglio. Voglio il bastone del tuono, Thunderbow. Perché, per chi non lo sapesse, il Bow è il nome del bastone. Comunque, cioè non è il nome del bastone, però avete presente, non l'arma che aveva Donatello, povero Donatello. E a quanto pare ho fatto bene senza neanche farlo apposta. Ok, due tasselli. È bello il salto, quello là che si può fare così. E poi fare così. Bellissimo. Posso farlo anche... no, solamente con il salto si può fare questo attacco. Quindi userò spesso questo attacco, se lo posso usare ovviamente. Ad esempio, in questo modo. Ho mancato tipo tutti. No, aspetta, ho colpito quello sotto. Perfetto. Nope. Thunder. Thunder, bastone. Grazie mille, sensitivo, anzi, sensi cattivo. Anche se, ripeto, adesso dovrebbe essere sensi buono, perché è dalla parte nostra. No, io posso fare così, e Thunder, perfetto. Ora, stiamo attenti a dove andiamo, perché potrei mancare qualcosa, e sapete com'è, non voglio mancare nulla. Ora, bastone, grazie. Thunder, ok, voglio l'abilità, non è scopa. Insomma, voglio l'abilità che dà bufera qua. Perché sono sicuro che sarà incredibilmente bella. Quindi non vedo l'ora. Aspetta, 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 aspetta. Questo sicuramente non lo è. Però ci sono tanti macaron qui. E non so se qualcuno li ha mai provati, ma i macaron sono molto molto buoni. Quindi se ne volete un po', perfetto, andateli a comprare. Costano un po' però, non sono poco costosi. Oddio, li ho mangiati una volta sola in una pasticceria in Spagna. Ma comunque. E... no! Mi piace questo attacco, non ci posso fare niente, ok. Chissà se ha un attacco... ha un attacco che lo rende immortale. O meglio, invincibile. Perché se sì... ah, devo accenderli questi. Ok, le ho accese. Va bene. Perché se sì potrebbe diventare una delle mie armi preferite. Comunque prima... vai così, e vai così, e a quanto pare... no! Grazie mille, sensitivi, grazie mille. Aspetta, 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 voglio concluderla in bellezza. No! Urre! E dato che non voglio dare via il bastone, togliamo... togliamo Rachno. Allora. Oh, a quanto pare hai una cintura in testa quando... va bene. Va bene, vai, è il tuo turno. Lanciami. Lanciami, grazie. Forza! Tiro, amici! E mi dai qualcosa di buono? Sì, dei tasselli, che sono sicuramente molto utili. In effetti, forse dovrei avere io l'abilità suplex. O meglio, l'abilità wrestler adesso. A quanto pare ora si chiama wrestler, quindi non possiamo dire più suplex. Qualcosa qua? Sì, la porta. Ok. Va bene. Abbiamo sconfitto praticamente due mini boss. Tu cosa sei? Non puoi non essere niente. Esatto, lo sapevo. Quindi quando abbandonate questa faccina strana, o meglio, quando non ve ne accorgete, insomma, ciao. Ok. E posso fare una combo bellissima. Ok, no, seriamente, non vedo l'ora di mostrarlo, o meglio, di unirlo ad altri elementi, ecco. Oh, tu mi servi, fermi, stavo dicendo. Perché volevo io quell'abilità. Aspetta, mi unisco io a te e lanciami. Basta, 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 basta. Ora. Cambio, lancio e tolgo G. Voglio io lo scarabeo, ok? Lo scarabeo è una bellissima abilità. La voglio avere e andiamo così. Inoltre vola anche lui veloce come l'abilità... esatto, come l'abilità volo. Quindi è davvero, davvero stupendo. Ah, ora, vediamo un po'. Beh, sto a posto. Ciccio? 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 Dai, oh, mi tolgono davvero l'opportunità di... va bene, aspetta, aspetta. Devo per forza usare il lancio amici, quindi a questo punto... vai! Tiro amici, non lancio amici, è uguale. Ok, adesso puoi usarlo il tuono, vero?
senza che cambio abilità. Grazie mille, gioco. Ora, se non sbaglio, c'è anche un altro attacco della, di questo scarabeo che io non uso mai. Qual è? Vicino a un nemico, se non sbaglio, scatta e tuffo missile, lo sappiamo usare. Corno volante, vola mezz'aria, testata. Corno perforante, esatto, vicino a un nemico. Oppure a passeggio con il nemico. Ok, va bene, va benissimo. Quindi è attacco da presa che non userò praticamente mai. Allora, tassello iride. Siamo già quasi 18 minuti, quindi va bene. Almeno nella mia registrazione. Se non sbaglio, ho failato una parte dell'intro e ho dovuto ricominciare. Per questo magari i nostri orari, insomma, sembrano un po' diversi. Non importa, perché ti ho presa, ok. Vediamo un po' che altro se può fa qua. Magari vediamo se funziona qualcosa qua sopra. Aspetta, qua non ci può passare attraverso, perfetto. Sempre meglio controllare. Non voglio perdermi le stanze hall che i miei amici hanno già trovato, perché loro hanno già giocato a questo gioco, hanno già fatto. Problema, io non posso perché devo registrarlo. E deve essere in blind questo let's play. Almeno ho scelto così, quindi sarà in blind. Le due abilità. Oh, quante abilità. Ah no, aspetta. Chissà se c'è ancora in questo gioco. Aspetta, vi spiego cosa. Perché se loro spawnano un'altra volta, perfetto. Ok, no, mi dà l'abilità, o meglio, mi dà un'abilità random in base a quello che c'è. Vabbè, usiamo l'abilità raggio. No, usiamo l'abilità bastone. Ok, va bene, dai. Perfetto. Ponte amici, dunque, che devo fare qua? Devo accompagnarlo. Aspetta, aspetta, dove lo devo accompagnare? Sotto? Sì, sotto, è un ping pong. Nope. Ok, stiamo attenti. No! Aspetta, posso riprovarci, giusto? Credo di poterci riprovare. Lo salto perché abbiamo già fatto. Sì, ok, perfetto. Quindi stiamo attenti. Portiamo giù il ciccio dove deve andare. E prendiamo probabilmente qualcosa di molto buono, perché abbiamo già preso il tassello, giusto? Credo di sì. Vediamo un po'. Intanto vai. Perfetto. E cosa hai sbloccato? Del cibo. Seriamente? Neanche un tassello? Wow. Aspetta, 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 aspetta. Cosa c'è qua? Il pulsante! Che ci porta a un livello extra. Perfetto. Dunque, e vediamo un po'. Tu sei già morto. Oh my wamo. Tasselli! Shinderu. Ok. E fine. Perfetto. Quindi c'era solamente un piccolo segreto che comunque ho fatto bene a controllare. E abbiamo finito anche questo episodio. Quindi pronti? Al salto! Ok, finalmente ho fatto il rango 1. Mamma mia. Quindi, non so se il pulsante, o meglio, il verme si illumina quando premo io al momento giusto, o devo premerlo quando il verme si illumina. Dovrò fare dei test. Intanto, quasi una vita, ma una vita l'ho presa. E tasselli, soprattutto tasselli. 9. Quasi completo, dai, manca poco. Questo è l'utopia all'attacco, già lo so. Sì, c'è l'abilità animale, quindi per forza. Ok, vedremo poi tutti quanti i riferimenti quando completerò tutte quante le sfide. Comunque siamo arrivati nel varco panoramico e mi sa che c'è qualcosa là di molto importante, perché settore A, ok, perché hanno messo un, com'è che si chiama? Sì, ho capito, cliccami A, grazie. Sì, lo so, è completo, fammi parlare, perché hanno messo un'ombra, quindi ci sarà un boss? Un mini boss? Probabilmente sì. Ok, quindi, nella prossima parte di Kirby Star Allies, affronteremo a quanto pare un boss e andremo nel settore A. Ho deciso di fare i livelli extra appena si sbloccano, perché, diversamente da Robobot, non si sbloccano tutti quanti a fine livello, o meglio, a fine mondo, e quindi mi conviene fare così. Ok, tanto per controllare M-O-S-A... S-A-V-P... Non credo formino una frase. Va bene. See you next time, baby.